Svelto, forza! Mi aspetta un bagno d'olio caldo e un piatto di occhi di quaglia. Certo, Boreus. Penso tu possa gradire la visita dei coraggiosi che si sono occupati delle creature magiche della zona. E questi sono i fortunati. Cosa succede, Massimo? No! D'ora in poi chiamatemi Fatina Campanellina! Dici sul serio? Potete tutti venire a trovarmi alla mia casa nel fungo. Cis, crisi d'identità di specie. Che cosa terribile. Non sappiamo di cosa si tratti, ma era guardato a vista. Assicurati che non mangi nessuno e poi portalo alla mia sala del consiglio. Folle grassone! Era una pietra incantesimo, Sire! Rivela il potenziale magico di chi la possiede. Assicuriamoci che non cada nelle unte mani di Boreus. Benvenuto al santuario, creatura magica. No, non far entrare questo barbaro driade. È nemico di tutto ciò che è soffice e adorabile come questo poverino. Non temere, signore. Quando i tuoi poteri di Overlord si rinsalderanno, di certo sembra il frammento di una roccia degli inferi. Forse si attiverà quando gli inferi ti accetteranno come nuovo Overlord. Non so cosa sia successo, ma dobbiamo approfittarne. Forza, prendi la pietra incantesima. Non appena sudi, John, costruisci un portale e puoi trasportarla agli inferi. Dice che la pietra incantesimo che abbiamo rubato è degli gnomi. E ora o sta dichiarando guerra oppure vuole che sposi il suo ghiro domestico. Questa è un'aggressione a tutti gli effetti. Intollerabile! Sterminali! Thank you.
Nordburgo. Dall'ultima volta che sei stato qui sono passati quasi 13 inverni, sire. Presto tornerai per festeggiare ancora una volta il solstizio d'inverno, per finire quello che hai iniziato. La vendetta è un piatto che va servito freddo e sanguinante. Il governatore Boreus voleva dell'ornitorinco farcito per la festa di Met... Ah, Sudicion ti ha portato un portale degli inferi, signore. I serventi possono finalmente portare agli inferi la pietra energia. Ora puoi evocare più serventi sul campo di battaglia. Non male, vero? Osserva l'energia malvagia che ti rafforza, signore! Non conosco la natura dell'incantesimo in tuo possesso. Potresti scatenarlo contro qualche cittadino per vedere di che cosa si tratta. Ah! Date l'allarme! Accorrete ai cancelli! Sembra stiano facendo la fila per subire il tuo incantesimo presenza malvagia, signore! Thank you.
piccoli ridotti in polvere. Evidentemente la pietra ha svelato l'incantesimo presenza malvagia. Se avessi rilasciato l'incantesimo prima, si sarebbero piegati alla tua volontà. Schiavitù o morte, dominio o distruzione, questi sono i dilemmi dell'Overlord, Sire. Signore. Viva!
possono fare roteare l'arma simile, ad eccezione della tribù dei Carci, esseri senza mani delle isole del sud. Puoi anche formulare incantesimi. Tremolo, evitiamo altri incidenti. Sei davvero l'autentico supremo overlord. È un vero sollievo, Sire, non dovere seppellire un altro candidato. Signore! Gli inferi diventeranno la tua nuova sede. Al momento sembrano una caverna disadorna, ma ora che ti sei stabilito qui potremo dare una sistemata ai cunicoli ed espanderli ulteriormente. In questo modo avrai accesso ad altre zone del mondo su cui espandere il tuo dominio. Per commemorare questo evento serve una poesia! Oh no, ricomincia! C'era un ragazzo di Nordburgo che terrorizzava i concittadini. Ma ora che il ragazzo si è fatto uomo, il male diffonderà tra i paesi vicini. Piacente, Sire. Quando inizia è difficile fermarlo. Ci ho già provato più volte, fidati. Ecco il tuo trono, Sire. Non è solo un luogo per fare riposare il tuo malvagio cavaliere, ma è anche uno strumento per teletrasportarti nel regno e per ottenere informazioni su eventi e missioni. Perché non lo provi e mi fai sapere se gradisci una visita guidata? Flessibili, diciamo. Sali sulla roccia. Non dovresti correre grossi rischi. Non corri alcun rischio. Da qui puoi recarti alle altre aree degli inferi. Signore! Servente costruttore Germox, sì, è a capo del progetto di ricostruzione della tua. Questo è Defuntor, che sorveglia la vita e la morte dei serventi nella cava di incubazione. Sali sulla roccia fluttuante, Sire. Si dice che le tane dei serpenti siano il luogo di nascita del primo servente della storia, che poi scavò fino in superficie per aiutare il primo overlord.
Dopo la sconfitta del nostro ultimo Overlord e prima del grande cataclisma che ha distrutto le nostre terre, siamo fuggiti qui. E qui siamo rimasti in attesa della ricomparsa del male. Il capo qui è Defuntor. Vi aiuterà a prendere decisioni, signore. Si occupa dell'incubazione di nuovi serventi, delle anime dei morti, assicurandosi che non tornino in vita con arti nel posto sbagliato e via dicendo. Serventi, viviamo, diserviamo, moriamo. Questo è quel che siamo e quel che sempre saremo. Ma serve il luogo di incubazione, dammi forza vitale e poi vi darò serventi. Quando i serventi non sono al tuo fianco a causare distruzione, vivono nelle caserme, sire. Inoltre qui sistemiamo i nidi da cui vengono evocati i serventi. Sfortunatamente durante l'esodo molti nidi andarono persi. Riuscimmo a preservare solo il nido dei marroni. Gradiranno certo una tua visita. I marroni sono i campioni della lotta corpo a corpo, grazie alla loro forza fisica e alla cieca volontà di annientamento. Signore! Quest'area umida è riservata ai blu. Senza un overlord a guidarli, si sentivano persi e si sono nascosti in un'area ricca di corsi d'acqua. Sono creature strane e magiche. Non sappiamo cosa sia successo loro. Vedi dei serventi morti, sire? Questo è il cimitero. Nel tempio puoi vedere i serventi morti di recente e resuscitare i tuoi preferiti. Ma la vita ha un prezzo. Vita per morte, morte per vita. Ben detto, Defuntor. Se vuoi resuscitare un servente caduto in battaglia, devi sacrificare altri serventi dello stesso colore. Sacrificati i serventi appena generati. Non temere, i serventi sono felici di morire per il loro signore, anche più di una volta. E vuoi che torni dall'aldilà? Sono io! Ci sono rossi. A Defuntor mancano i rossi. Li usava per arrostire topi infilzati sulla sua spada.
Si sono persi seguendo dei fuochi fatti. Stupide creature. Crediamo comunque che si trovino in una zona vulcanica vicino. Benvenuto nelle fondamenta. Qui il signore può commissionare grandi edifici degli interi. Jarmox è un servente molto robusto, sire. È quasi vecchio quanto me. La cucina. Qui si costruiscono armi e armature, ma servono i rossi per alimentarla. Servente Jarmox in attesa d'ordini. Jarmox può costruire qualcosa? Sì! Il tuo comodo trono ti consente di ricevere informazioni aggiornate su quel che accade. Se trovi che il trono non sia abbastanza comodo, fammelo sapere. Gradisci altri cuscini? Piacente per il disturbo, ma la tua visita a Nordburgo non è passata inosservata. L'impero sta scavando per raggiungere gli inferi. Sono venuto qui a riferirtelo. Pensavo che, dopo aver sconfitto Boreus, forse vorrai ricompensarmi per questa preziosa informazione. Magari nominandomi sindaco di Nordburgo, una volta conquistata. Non chiedo molto, mi basterebbe esserlo un giorno alla settimana. La domenica, o anche solo la domenica pomeriggio.
scappare da Boreus, signore. Non possiamo consentire che l'impero prenda Nordburgo, signore. Penseranno che quel luogo sia loro. Cerca di non farti rinchiudere in un abisso infernale, Sire. Lo dico per il tuo bene. E conquistare Nordburgo. Non si arrenderanno per conto loro. La situazione è grave. Le teste di latta non devono scavare nel nostro dominio. Dobbiamo recuperare i rossi dal santuario e distruggere quelle barriere. Non penserai di trovare rifugio nel nostro santuario? Ma... cos'era? Forza, soldati! Sento il rumore di una marmotta in difficoltà! Attacco! Ritirata nel santuario! Quel frammento di interi pulsa reagendo alla tua presenza malvagia, signore. Potrebbe rivelare ulteriormente i tuoi poteri oscuri. Ti aspetto, signore! Vuoi dargli una scossa magica, credo. Signore! Sei nel corpo di un serpente, Sire! È strano, spero che nessuno stia guardando. Tuttavia, i serventi sono più minuti di te, signore, quindi puoi usare la tua nuova forma per attaccare la driade di sorpresa. Quel baccello è indifeso! Che occasione preziosa! Distruggila! Ora niente può impedire l'ingresso di Sua Altezza!
Ci sono troppe creature di magia lucente per i miei gusti. La magia lucente non è come la nostra. È buona? La magia lucente scaturisce quando l'energia magica naturale viene assorbita da creature buone. Creature che la usano per salvare cose, per illuminare oggetti, per cucinare biscotti di lenticchie. Che disgusto! Gente come voi non è gradita qui. Create sempre problemi, lanciando palle di fuoco e spaventando gli animali. Proprio come quei diavoli rossi. Petunia, allontaniamoci da questa marmaglia. Non credo che riceverai un benvenuto tanto caloroso dalle altre creature.